Allora, quanti di voi hanno letto il libro di Tolkien, Il Signore degli Anelli, o visto i film di Peter Jackson? Io vi dico una verità, mi fanno cagare, scusate tanto. Preferivo più il cartone animato del Signore degli Anelli, ma non sono parlavi di questa opinione, ma di una cosa. Un gioco che ha a che fare appunto con questo famoso libro, e rilasciato nel 1989 su Amiga, sviluppato dal Melbourne House e Synergistic Software, War in Middle Earth. Allora, non c'è bisogno che vi racconti la storia della battaglia per la Terra di Mezzo, ma vi dico solamente che se avete visto il primo film, capirete che è praticamente da dove inizia il primo film e dove ci sono stati i film dell'Hobbit, praticamente, ma è un'altra cosa. Vediamo ovviamente la grafica. Allora, essendo un titolo per Amiga 500, rilasciato nel 1989, non è proprio perfetto. C'erano giochi molto più belli graficamente, ma essendo la fine degli anni 80, lo possiamo perdonare perché abbiamo ambientazioni che cercano di sembrare molto più tolkieniane possibile, ma ho notato una cosa, mi ricordano tantissimo ambientazioni più norvegesi e molto svizzere, giuro, sembra così. E tutto sommato non è che sono brutte. Poi ci sono i personaggi, ovviamente, che cercano di scimmiottare un pochettino quelli che abbiamo visto negli omonimi romanzi, non nei film, badate. E niente, sono un pochettino abbozzati, non li hanno fatti perfettamente, del resto lo so che questo computer non poteva far vedere tantissime cose, tanti dettagli in pratica, però tutto sommato è carino graficamente, poteva essere fatto meglio. Ma è buono, almeno riusciamo a sentirci un pochino immersi nella storia del Signore degli Anelli. Sonora abbiamo gli effetti sonori che ce ne sono 3-4 in croce e basta. Poi abbiamo anche addirittura una quantità di musichette di sottofondo che cercano di essere di accompagnamento per quanto riguarda l'atmosfera molto fantasy, però potevano essere un pochettino meno ripetitive, ma ehi ragazzi, praticamente va più che bene così. Quanto riguarda la giocabilità, questo War in the Middle Earth, cosa sarebbe praticamente? Un gioco d'avventura con elementi strategici in tempo reale. Praticamente funziona che noi siamo i tre Hobbit, cioè Frodo, Pippino e anche altri, che non mi ricordo i nomi, io purtroppo ho una memoria veramente corta, che devono ovviamente andare praticamente verso Mordor per insomma distruggere l'unico anello di Sauron. Praticamente segue moltissimo l'avventura del libro stesso e anche addirittura degli omonimi primi tre film, ok, è una cosa, però questo gioco, oltre ad essere un gioco d'avventura, presenta anche addirittura
Una cosa molto interessante, elementi RPG, come un Final Fantasy in cui scegliamo una squadra, decidiamo con chi attaccare, cosa fare, eccetera, eccetera, e risolvere qualche enigma, che non sono proprio molto facili. Ma l'unica cosa che purtroppo devo criticare è che la parte RPG è troppo semplificata e molto difficile da utilizzare. Poteva essere molto più elaborata, ma del resto glielo posso perdonare perché il gioco hanno cercato di farlo il più lungo possibile ed è anche difficile. Insomma, oltre a presentare questa cosa interessante, ha anche addirittura una grande mappa che vi servirà tanto per farvi muovere all'interno della Terra di Mezzo. Poi il fatto è che abbiamo anche addirittura la possibilità di utilizzare una vasta quantità di personaggi. E le battaglie possiamo decidere se giocarle noi stesse o farle calcolare da solo al computer. Cioè, in pratica, per semplificarci un po' la cosa, questo è considerato uno dei migliori giochi che sfrutta al meglio la licenza del Signore degli Anelli, altro che i giochi che sono venuti dopo, soprattutto quelli usciti in occasione del film. Questo è un gioco che dovete assolutamente provare se adorate il genere, a me fa schifo, ma se adorate il libro del Signore degli Anelli. A me non mi piace tanto, ma ho voluto dargli una possibilità. Qua si respira molto di più l'atmosfera del Signore degli Anelli. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi! Thank you.